Si rincorrono in questi giorni le polemiche riguardanti la situazione di degrado di giardini pubblici e spazi verdi, che vedono spesso l'inagibilità dei giochi destinati ai bambini. Abbiamo sentito il dottor Giovanni Santoro, presidente dell'associazione di volontariato Letizia, che ha fatto il punto sul primo anno di attività delle due altalene destinate ai bambini disabili installate ai giardini pubblici davanti al planetario. Credo che il risultato sia eccellente, nel senso che un anno fa siamo partiti con questa esperienza dichiarando subito che il problema più grande che avremmo affrontato sarebbe stato quello culturale da parte delle famiglie. Perché di fatto gli unici problemi che abbiamo avuto in quei momenti in cui le altalene sono state viste legate in sicurezza con i nastri bianchi e rossi erano dettati dal fatto che dei bambini e adolescenti utilizzavano le altalene improprie e spaccavano il gancio di sicurezza sotto. I stessi responsabili del parco, che gestiscono il parco della San Vitale, ci comunicavano quanto stava accadendo e allo stesso tempo ci rivolgevano ai genitori rispetto a quello che stavano dicendo, e i genitori stessi dicevano: ah, questo è discriminatorio nei confronti degli altri bambini. Quindi il problema più grande è prettamente quello culturale da parte delle famiglie, perché non leggono le informazioni. Ecco, se ho capito bene, i ragazzini non disabili si sentivano discriminati. Questo detto addirittura proprio da parte dei genitori. Detto questo, abbiamo preso in considerazione qual era il problema, di quali erano le parti più a rischio dell'altalena nel momento in cui salivano, e abbiamo notato che il problema era sostanzialmente il gancio di sicurezza posto sotto la pedana, che permette un'oscillazione calibrata, e invece questi bambini usavano queste altalene come se fossero altalene normali, e quindi questi ganci si spaccavano. Abbiamo concordato e abbiamo risolto il problema andando in due direzioni, apportando a una modifica sull'altalena dove la pedana viene tenuta sempre a terra ed è ancorata a terra con un lucchetto, e in questo modo la famiglia può rivolgersi sia alla sicurezza del parco sia al bar dei giardini, chiedere la chiave e poter accedere in modo normale. La seconda opzione che abbiamo valutato, perché ripeto il problema è culturale, è quella di sempre di più di dare delle informazioni corrette, e abbiamo messo d'estate delle tabelle nuove di comunicazione dove addirittura portate a un'altezza che sia quella visiva da parte dei bambini e delle famiglie, dove viene, come dire, riformulato e rispiegato all'utilizzo di questa altalena. In tutta quest'estate abbiamo fatto periodicamente i sopralluoghi, ci siamo confrontati con lo chalet, ci siamo confrontati con i responsabili della San Vitale. Per tutta quest'estate non c'è stato assolutamente un problema. Quindi ci saranno nuove altalene anche in altri luoghi nel futuro? Ma guardi, già è anomalo che un'associazione di volontariato, una ONLUS, si occupi di regalare a una città come Ravenna delle altalene. Credo che il nostro compito sia quello di mettere la prima pietra, e poi suppongo che debba essere una politica locale a decidere come portare avanti un progetto, eventualmente se hanno intenzione di portarlo avanti con noi, come sta avvenendo nel Lughese, che mi sembra che abbiano improntato un progetto di parco accessibile.